Bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, c'è il link qui sotto e qui vi sono apparsi i miei profili social. Come avete letto dal titolo, oggi faremo insieme due photoshoot e li vedrete dopo, non spoilerò niente. Vi volevo dire che è ispirato a questi due video di queste ragazze americane o inglesi. Ovviamente il loro video sarà in inglese, però vi lascio il link qui sotto se magari volete vederli o volete altre idee. E ho cercato di scegliere dei photoshoot che tutti possono fare a casa con cose semplicissime. Infatti vedrete che ho riutilizzato una cosa per fare delle foto che sono uscite un bijou. Prima che inizi il video mi volevo scusare, diciamo, del fatto che questo video sia abbastanza corto, ma chi mi conosce ormai sa che preferisco avere poco contenuto ma di buona qualità piuttosto che tanto contenuto ma di scarsa qualità. Quindi mi farò perdonare magari con una parte 2, se volete vi lascio l'opzione qui se esiste ancora del sondaggio, o comunque commentate qui sotto se vorreste una parte 2 di questo video. E niente, iniziamo! Allora, per questo primo photoshoot ho messo questo top nero, questa maglietta bianca semplice. E mi sono fatta i boccoli, però diciamo che sono molti fatti un po' a random, perché non li ho fatti tutti. E niente, per scattare le foto utilizzerò questo. Si collega con il Bluetooth al telefono e io basta che premo qui e scatterà la foto, così non devo stare sempre a mettere il timer. E niente, vedrete tutto velocizzato perché sennò viene un video lunghissimo. Ok, le foto ci sono e diciamo che le ho un po' guardate e ne ho fatte un bel po', si sa mai, e ogni tanto ho cambiato l'angolatura perché non mi si vedeva bene nello specchio, però credo di avere delle belle foto e adesso le più belle vi appariranno sullo schermo. Allora, prima che inizi la clip del secondo photoshoot, volevo dirvi che ho aspettato di proposito la sera, perché sennò l'effetto che volevo ottenere con la torcia del telefono non ci sarebbe stato, perché ovviamente con la luce la torcia non serve a niente, non si vede. Vabbè, vedrete di cosa sto parlando tra due secondi. Allora, eccoci qui per il secondo photoshoot. E praticamente ho dovuto creare questo coso con il telefono, perché poi apparirà la luce. E ho queste perle, queste da H&M, quindi non sono vere. E poi questa collanellina qui che non mi ricordo dove l'ho presa. E questo vestitino in pizzo. E praticamente mi sono fatta una conciatura da spagnola. Come sempre utilizzerò questo per fare le foto, per scattarle. E niente, dovrò spegnere le luci perché sennò non serve a niente. Allora, non avete visto il procedimento di me che facevo le foto? Perché sul telefono l'effetto che volevo avere io, ovvero questo cerchio qui, non veniva perché si vedeva il rotolo. Quindi ho optato per fare le foto direttamente con la macchina, ma non avete la clip mentre le faccio. E sono venute carine, anche se volevo il cerchio diciamo un po' più piccolo. Guardate quanto è grande. Calcolate che sono le 23:12 e io sto ancora così. E adesso vi metterò le più belle. Tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto e sto filmando un outro così perché sono le 21:38
di sabato sera e io pubblico la domenica, però domani sveglierò presto, quindi non avrò il tempo di prepararmi e registrare una bella outro e una bella intro. E prima che vi abbandoni, volevo dirvi che ho editato con Prequel o Prequel, non lo so, vi lascio il link qui sotto dell'applicazione, e questo è il prima e questo è il dopo, cioè stiamo scherzando. E niente, ci vediamo domenica prossima con un nuovo video a mezzogiorno.